Martedì 2 ottobre, nell'auditorium della città metropolitana di Torino, si è tenuta la conferenza territoriale sul dimensionamento della rete scolastica e la definizione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019-2020. Erano presenti la consigliera metropolitana con delega all'istruzione Barbara Zarà, l'assessore regionale all'istruzione Gianna Pentenero, l'assessore all'istruzione del Comune di Torino Federica Patti, il direttore dell'ufficio scolastico Stefano Suraniti, i rappresentanti del mondo della scuola e delle organizzazioni sindacali. L'incontro è stato l'occasione per condividere le proposte di nuove offerte formative e di dimensionamento scolastico sul territorio metropolitano. Quello della città metropolitana è un duplice impegno oggi. Uno sul dimensionamento scolastico, accompagniamo i comuni perché realizzino la creazione dei nuovi istituti comprensivi e quindi permettano appunto alle famiglie di poter iscrivere i loro bambini dall'infanzia fino alle scuole medie, quindi primo ciclo, in uno stesso istituto, e quindi si realizzi poi un progetto educativo insieme al comune di appartenenza, quindi al territorio. Dall'altra parte il nostro impegno fondamentale è quello in realtà per le scuole superiori e quindi dar seguito a richieste da parte delle istituzioni scolastiche ma anche del territorio dell'apertura di nuova offerta formativa. Per il secondo anno la città di Torino dimensiona sul suo territorio gli istituti scolastici a fronte del fatto che lo scorso anno ha fatto una delibera di indirizzo in cui si profilava l'idea di programmare il dimensionamento scolastico sulla nostra città, dal momento che Torino era una delle città rimaste molto indietro a livello del dimensionamento. Lo scorso anno abbiamo agito sulle circoscrizioni 2 e 5 e quest'anno invece agiamo sulla circoscrizione 1, ex 8 e nella parte sud della circoscrizione 6. Quello di cui sono più contenta è il processo di condivisione che abbiamo avuto con i dirigenti scolastici, che abbiamo iniziato a incontrare nella primavera e che insieme a loro siamo riusciti a configurare il dimensionamento valutando criticità e situazioni territoriali e decidendo laddove era opportuno di attendere al prossimo anno. Per quanto riguarda il liceo coreutico statale, all'interno del primo liceo artistico si può dire che questo ampliamento dell'offerta rappresenta la naturale evoluzione di quello che è il percorso del liceo artistico che ho il piacere e l'onore di dirigere ormai da 6 anni e va nella direzione di costituire una scuola polo delle arti. Con l'attivazione del liceo coreutico saremo in grado, insieme all'indirizzo di scenografia, di offrire l'intera offerta formativa del liceo artistico affiancata ad un percorso di elevata qualità e di particolare importanza che consentirà alle famiglie che in questo momento si rivolgono sovente in altre regioni, se non addirittura all'estero, di essere accolte nella città di Torino. La città metropolitana avrà tempo fino al 15 ottobre per far pervenire l'istruttoria alla Regione Piemonte, che è l'ente deputato a dire l'ultima parola sul dimensionamento della rete scolastica. L'impegno da parte dell'ente in questo caso non è solo relazionale ma economico. Spesso la realizzazione di queste offerte formative impegnano l'ente perché devono essere realizzati nuovi laboratori e devono essere messi in campo appunto nuovi soggetti anche che possano realizzare i nostri progetti per i nostri giovani.